Ciao ragazzi, benvenuti alla botteguccia dei sigilli dal Teo Crackapar per questo quarto episodio che riguarda, insomma, l'argomento ampio dell'hitlerismo esoterico e una serie di declinazioni, insomma, che ci portano a parlare di tanti argomenti, no, che riguardano l'esoterismo, appunto, così come alcune fazioni all'interno di quello che è stato il nazismo, così come una vera e propria analisi dei rituali tantrici, di quella che può essere l'origine degli esseri umani. Un'origine di cui abbiamo già parlato più volte, Miguel Serrano e i cosiddetti camerati dell'hitlerismo esoterico riconoscono essere ovviamente all'interno della tradizione indovedica come una parentela con quelli che sono i Divya originali trasferiti sostanzialmente all'interno del mondo della materialità demonicamente ordinato, potremmo dire, dal demiurgo che poi è il dio demonio, appunto, Geova, dei sionisti e quant'altro. Io ho inserito nella descrizione una vera e propria citazione dell'uomo che verrà di Miguel Serrano, che è quella, insomma, che dà più senso alla serata di questa sera, alla puntata di questa sera, perché è i poteri divini recuperati dai Sidda, dai Divya, insomma, dai nostri padri da cui discendiamo, furono aristocratici e selettivi. Per un'elite fondamentalmente che doveva guidare quella che è il ritorno in realtà in questa condizione di iperborea. I nuovi poteri virtuali invece saranno a disposizione di tutti quanti, di una grande massa cosiddetta democratica, di ritardati mentali, diretti e controllati da un piccolo gruppo di criminali moralmente e spiritualmente subumani al servizio dell'intelligenza del dio demonio Geova e dei suoi servi sionisti. Ovviamente non è una frase leggera, ma è la rappresentazione, insomma, del discorso che io vorrei fare questa sera, perché vorrei anche fare un riferimento, come dire, portare all'attenzione di coloro che in questa battaglia che si è fatta più evidente negli ultimi anni, che ha molti legami con le puntate che io sto facendo sull'hitlerismo esoterico, ci sono ovviamente una certa quantità di persone. Il mondo si divide facilmente in due grandi gruppi, diciamo, di persone: quelli che effettivamente credono a tutto, che paradossalmente chiedono le prove di tutto, che quando guardano il cielo e tu gli dici guarda che quelle robe lì sono strane, ovviamente non ci credono, ti danno del complottista, eccetera. C'è questo primo gruppo di schiavi. Ma bisogna stare molto attenti a non cadere nel secondo gruppo di schiavi, ragazzi, quello che io chiamo quello dei risvegliati dormienti. In realtà è un termine che mi è stato portato da un amico che mi sta dando una mano anche a fare il punto di alcune citazioni, di alcuni contenuti che io ringrazio molto, che è Francesco. Questo termine risvegliati dormienti viene a puntino perché sono coloro che dopo aver schivato alcune aggressioni del sistema materialistico capitalista, come le imposizioni sanitarie, l'ibridazione etnica, cioè avendo capito quello che sta accadendo, l'ibridazione di genere, eccetera, pensano di sfuggire nella ricerca continua di segreti da tutte le parti e diventano un'altra, ok, porzione, perdonatemi, di rincoglioniti, cioè un'altra porzione di gente che finisce per fare gruppo all'interno del ghetto. Cioè c'è un ghetto di rincoglioniti che credono a tutto da una parte, c'è il ghetto di quelle persone che credono alle favole a tutti i costi. Bisogna cercare di tenere la mente aperta, cioè la verità non sta nella schifezza che fanno i materialistico-capitalisti e quello che ci vogliono imporre da una parte, ma non sta neanche, per esempio, nel dover ricercare necessariamente la faccia del demonio dovunque, la pietra particolare dovunque, la piramide dovunque, il segreto dovunque, soprattutto se mettere energia in quella roba lì diventa assolutamente nefasto per il nostro sviluppo. Sembrerebbe un discorso slegato dalla puntata di stasera, ma invece ne è la base.
perché molto spesso queste persone cadono, per esempio, nell'illusione che esista una buona novella in termini evolutivi portata, per esempio, dai personaggi come Elon Musk, ok? Dai padri del transumanesimo. Badate bene, la distruzione del percorso che ci conduce ai nostri padri, della evoluzione, alla ricostruzione quindi dell'uomo totale, dell'uomo dello Schwarzschild, del sole nero, passa proprio dall'inclusione dell'anima in una realtà virtuale, in una illusione di illusioni che vi permetterà di pensarvi dotati di un'anima infinita quando in realtà siete racchiusi nella cella transumana definitiva. Quindi attenzione ai nemici, il punto centrale della puntata, ma occhio ai falsi amici, come queste persone che sembrerebbero darvi delle alternative che secondo me sono più pericolose o pericolose alla pari di coloro che stanno cercando di fare di noi un gregge, ok? Non so se mi sono spiegato bene, mi dispiace se qualcuno se la prende, ma ragazzi, cercare occhi di demoni e piramidi dappertutto, ritrovandosi inclusi all'interno di un ghetto, è la stessa cosa che essere inclusi nel ghetto originale. Adesso procediamo e andiamo a gestire e andiamo a parlare di quella che è la puntata. Questa sera tratteremo di origine, in parte ne abbiamo già parlato, ma di tecnologia, di transumanesimo a tutti gli effetti, di realtà virtuale, così come Miguel Serrano e altri hitleristi esoterici l'hanno rappresentata, secondo me, in maniera molto chiara. Le capacità tecnologiche, ragazzi, a cui siamo arrivati oggi e che ci vengono offerte anche come futuro di agire sulla nostra percezione, hanno dei riflessi sul pensiero, sul comportamento, riuscendo a influenzare le coscienze in maniera estremamente profonda, ok? Superando in questo caso tutti gli strumenti comunicativi che abbiamo avuto, dalla parola alla scrittura, all'immaginazione controllata, eccetera. Quindi va considerata l'epoca in cui stiamo vivendo, che è un'epoca terziaria, potremmo dire, in termini di approccio allo sviluppo comunicativo mediatico, vede l'integrazione di sistemi cibernetici, ok? Come l'ultimo tentativo in ordine di tempo dell'aggressione, secondo me, materialistica all'anima, ok? Della comunità indoariana e di conseguenza tutto il mondo occidentale. Il tutto ovviamente a partire dai singoli, cioè ognuno di noi, in quanto pronipoti dei Divya, composti sia di materia che di astrale, di spirito, di energie e di atomi, non soggetti soltanto alle leggi della materia di quest'epoca oscura, per così dire ordinata dal principio materialista del demiurgo, il demonio dei sionisti, ok, Geova, siamo ben altro. Purtroppo taluni pensatori di varia origine e orientamento hanno già creduto di poter utilizzare le nuove invenzioni virtuali, di realtà virtuale, con finalità di tipo spirituale. Questo è il punto del perché vi ho fatto quel preambolo. Nulla di più sbagliato, secondo me, è possibile, secondo me e secondo ovviamente i filosofi di cui sto rappresentando il pensiero. In alcuni casi questo è stato fatto in modo colpevole, diciamo, ma ingenuo. In altri casi in modo strettamente criminale, cioè conscio delle possibili, dei possibili risultati che ora andiamo a descrivere. Ne abbiamo visto dei riferimenti quando, sempre alla botteguccia, ho fatto delle analisi degli scritti di Ted Kaczynski, che fu brillantissimo analista del futuro della società industriale e tecnologica. Ho fatto la primissima puntata della botteguccia originaria su una bomber. Così come ne ho parlato nei video, se volete andare a curiosare, in cui ho parlato delle applicazioni della progettualità dittatoriale dell'istituto Tavistock, ok, con tutto ciò che ne consegue a livello diciamo mediatico. Ad esempio, ragazzi, passando negli anni 60, parlando dell'onda lisergica, Timothy Leary, che è stato profeta della psichedelia, della cosiddetta apertura di coscienza, di questo livello di psiconautica, ha guardato con grande interesse alle nuove prospettive aperte dall'informatica e soprattutto alla realtà virtuale, che da lui veniva considerata una valida prosecuzione del discorso incominciato con l'LSD.
Non a caso Timothy Leary, come altri cosiddetti profeti della psicologia lisergica, aveva avuto a che fare con personaggi criminali a tutti gli effetti, legati al Tavistock e all'elite sionista della scuola di Francoforte, come lo stesso Aldous Huxley. Ragazzi, a me dispiace, ma Aldous Huxley, Mondo Nuovo, eccetera, viene descritto come un profeta che ci ha fatto vedere le cose. Ragazzi, Aldous Huxley lavorava per il Tavistock per elaborare un sistema di società controllata con le droghe e con la emanazione della finta anima in una realtà virtuale. Quindi profeta positivo, nine, ok? Aldous Huxley. Il dispositivo elettronico odierno e futuro può fungere da mezzo per operare un'evasione verso percorsi inediti alternativi a quelli più comuni che noi viviamo, come una nuova porta della percezione che rivela teoricamente o crea nuovi mondi. Di fronte a una simile tecnologia, però, la linea di confine che c'è fra l'organismo e la macchina si fa estremamente labile, stringe facilmente verso una simbiosi che può sfumare nella dipendenza, se non in un'alterazione totale della percezione, del giudizio e addirittura in una sostituzione. Cioè, tutti i fanatici nerd che vedono in questa cosa una cosa positiva nella mente alveare, eccetera, io li guardo un po' con sospetto. Bisogna informarsi, ok, sulle cose, bisogna studiare. Studiando si viene a comprendere che una delle visioni millenarie della nostra provenienza, come ci dice Serrano, come ci dice la cultura indo-vedica, come ci dicono le culture precolombiane, proviene da una predisposizione primaria all'anima, che in questo caso potrebbe essere mascherata da una realtà virtuale in cui noi siamo inseriti. Cioè, il rapporto realtà e simulazione potrebbe farsi estremamente stretto con l'ingresso sempre maggiore di questa virtualità nella vita ordinaria, con l'ingresso di quelle condizioni di vita che il signore Elon Musk, con il suo transumanesimo, per esempio, ci sta prospettando, intelligentemente criticando tutte quelle posizioni apparentemente conservatrici, per esempio espresse dallo Stato di Israele, da una serie di altri movimenti, molto intelligentemente, perché si sta esponendo come un'alternativa per andare a tirar dentro, e per questo che vi ho fatto l'introduzione, a tirar dentro tutte quelle persone che, tradite dal mondo materialistico capitalista, cercano di trovare una via d'uscita, ma se hanno questa predisposizione da ghetto rischiano di cadere dalla padella della brace. Non so se mi sto spiegando bene, spero di sì, ma il pericolo è grande: dalla padella del materialismo capitalismo alla brace, che poi sono legate, del transumanesimo. In questo senso, ragazzi, la riflessione sulle cosiddette porte della percezione da parte di persone come Aldous Huxley si manifesta per l'hitlerista esoterico, per il camerata che ha capito la dipendenza che l'anima occidentale ha nei confronti del materialismo e della nuova religione dell'olocausto, come il pericolo più pressante, forse magistrale, dell'epoca in cui ci affacciamo. È un'epoca in cui, come vi ho detto, i cosiddetti apparenti risvegliati dalla Matrix spesso tendono a riconoscere i pericoli materialisti, bellici e sanitari imposti da questa elite, per cascare come delle pere di fronte agli stessi complici dell'elite, che sono però ben mascherati e ben presentati, cioè gli eroi del transumanesimo. A me spiace, ragazzi, ma secondo me, a una buona riflessione, a un buono studio e a un buon sentire dentro, ok, della nostra evidenza spirituale, questa cosa non può non essere chiara. Le nuove tecnologie, permettendo un flusso ininterrotto di informazioni e di continui stimoli visivi, telefonini, eccetera, ma non solo, quelli che saranno i chip, eccetera, inducono modificazioni della struttura e delle funzioni mentali, cioè anche la natura del pensiero. Cioè, non pensiate che le innovazioni tecnologiche
possano essere usate come acquisizione di nuovi strumenti in maniera neutrale, cioè che non abbiano effetti variabili e soggettivi. Cioè ogni strumento non è semplicemente utilizzato e basta in maniera oggettiva, ma a sua volta esercita una influenza retroattiva che determina un cambiamento serio sulle aree del cervello, su come viene organizzato il pensiero, sui circuiti mentali, sulla comunicazione, sulla capacità cognitiva. Lo vediamo dai ragazzini delle ultime due generazioni in particolare, ma non solo in realtà. Il cervello non è una macchina, ok? Perché le componenti cellulari del cervello non costituiscono delle strutture permanenti, non hanno ruoli rigidi, ma si adattano a seguito di quelli che sono gli stimoli, anche in maniera piuttosto veloce, operando anche cambiamenti piuttosto rilevanti. Cioè, in questo senso si situano molto bene i discorsi e le riflessioni che abbiamo fatto sui limiti che vengono dati oramai da centinaia di anni, e in particolare a quest'ultimo secolo, allo sviluppo del terzo occhio. Sono un seguito generale della inconsapevolezza della presenza della forza che abbiamo chiamato Kundalini sul nostro canale centrale, quindi del possibile sblocco dei chakra fino all'apertura del terzo occhio e del recupero della nostra porzione astrale. La necessità di considerare reale la battaglia fra gli archetipi, cioè quello sionista da una parte e quello indoariano nostro dall'altra, che è stata indicata da Jung, da Nietzsche, dai camerati telleristi, che è stata condotta nei confronti della religione materialistica sionista, è una guerra di spirito, di tradizione, di cultura millenaria. Non è stata una semplice guerra mondiale ed è ancora viva oggi, ok? Perché è una guerra all'espressione della volontà di dominio, e il dominio, grazie al transumanesimo, può diventare dominio di anima, l'invenzione di un'anima in Matrix, ok? Tornando alla tecnologia, il mezzo utilizzato quindi non è neutrale, abbiamo detto. Cambia la percezione del mondo, i modi di agire, ok? I processi mentali, le modalità del pensiero. Se consideriamo che in generale già nella nostra vita, come è stato chiaramente espresso da Schopenhauer e Nietzsche, ma non solo, per l'Occidente, siamo di fronte ad una maya, tra virgolette, indù, cioè a un velo di illusione che si oppone alla reale visione del vuoto materiale che è la nostra esistenza, perché è un pieno spirituale, è un vuoto materiale totalmente soggettivo. Questi fautori, questi capi del transumanesimo, possono essere a tutti gli effetti considerati servitori, se non addirittura dei coautori del processo di schiavismo nei confronti dell'animo umano, esattamente alla pari dei nostri nemici, dei nemici del popolo indoariano, degli schiavi di Geova, ok? Tornando, ragazzi, alle facoltà originali dell'uomo, la scrittura, che ha fornito un supporto, insomma, la parola, ha indubbiamente però penalizzato la memoria, ok? Voglio vedere lo sviluppo per arrivare alla realtà virtuale. Ha sfavorito anche la cultura della trasmissione orale. Anche i comportamenti cambiano, ok? Non sono influenzati soltanto dalla tecnologia, ma dall'uso che ne viene fatto. Cambiano le condizioni mentali. Ci sono dei cambiamenti analoghi a livello fisico, nell'organizzazione dei tracciati neurali, nello sviluppo, nell'atrofia di determinate aree del cervello a favore di altre. Tutte cose che a un'analisi sommaria si possono notare molto bene come attitudini, insomma, di quanto è frammentato il pensiero, la memoria, la maggiore attenzione per immagini piuttosto che il testo, quello che succede soprattutto nelle nuove generazioni. La variazione della capacità di memorizzazione, dell'analisi del ragionamento, di utilizzo di un discorso complesso a livello sintattico, fino all'utilizzo di termini complessi, ok, a livello di vocabolario. Tutto è sempre più ridotto sotto gli occhi di tutti, ok, per quanto concerne soprattutto le ultime generazioni. E guarda caso, per quanto riguarda la propaganda,
le ultime generazioni, le ultime due in particolare, sono quelle che sono più irretite facilmente dalla propaganda criminale relativa ai generi, al green, alle finte guerre regionali, tutte quelle argomentazioni del cosiddetto nuovo socialismo liberale, ok? Sono chiaramente, lo vediamo, queste manifestazioncciucole, ok? Tutta questa roba è il chiaro risultato della propaganda sionista materialistico-capitalista, ma supportata dalle possibilità dei mezzi di comunicazione che possono sfociare nel transumano. Cioè, come abbiamo detto prima, grazie a un aumento della tecnologia in termini di transumanesimo, si potrebbe facilmente venire a riproporre un'altra maya, una realtà costruita e illusoria che purtroppo però non è fasulla per chi la vive, ricordando Matrix, anzi è fin troppo reale nel suo ambito ed è coinvolgente. Quindi attenzione di nuovo, ragazzi, al dire io sono scampato di lì, poi faccio i gruppi in cui c'ho misteri da tutte le parti. Va bene cercare i misteri, va bene cercare le piramidi, va bene cercare le strisce chimiche, vanno bene tutte queste cose, ma quant'è l'informazione che noi dedichiamo a questa roba e soprattutto chi è che crediamo di poter appoggiare? C'è tanta gente che vede in Elon Musk il suo futuro da identità umana alveare come una soluzione contro quelli là. È come dire il BRICS piuttosto che la NATO. Se si spostano da una parte o dall'altra, ragazzi, evidentemente stanno cambiando casacca, oppure hanno casacche diverse ma stanno facendo la stessa cosa, ok? Riflettete, per chi l'ha visto, per i nerd appunto in particolare, ma non solo, sul significato delle animazioni come Ghost in the Shell. Cosa vi stanno dicendo in relazione alle possibilità dell'ibridazione e dell'integrazione in una mente virtuale che vi nasconderà definitivamente la possibilità di ritrovare l'anima messa davanti agli occhi in perfetto stile massonico? Cioè le cose ve le dicono come nei film di fantascienza. All'interno di un cosmo che già è illusorio, ok, si viene a creare questa situazione di illusione all'interno di altre illusioni, con relativi comportamenti e visioni del mondo distorte, che al risveglio portano altri sogni, senza possibilità di essere in contatto con le reali dimensioni dell'essere. Tutto ciò, guarda caso, per le nuove generazioni, ma non solo, è aggravato dall'essere connessi nel mondo social, in un network globale in cui si condivide tutto, con il risultato di un'erosione della propria identitaria coscienza. Ok? Dal punto di vista esoterico, il discorso è simile, in quanto tutte le possibilità realizzative dell'uomo, che può ritornare divia, ok, dopo essere diventato uomo, ne abbiamo già parlato ampiamente in queste prime tre puntate, vengono compromesse vanificando ogni meta spirituale, sostituendola con dei paradisi artificiali, con contraffazioni virtuali. I danni sarebbero evidenti anche a livello di fisiologia sottile, come il mancato sviluppo degli emisferi del cervello, della loro interazione, dei chakra, così come del terzo occhio, del corpo astrale. Cioè anche chi non crede nell'anima, che uno mi viene a dire io non credo nell'anima, ragazzi, queste millenarie conoscenze relative ai punti focali energetici, eccetera, cioè non sono minchiate, ok? Non stiamo parlando di qualcosa che viene fuori dal nulla. E guarda caso, l'idea di poterti integrare in una rete neurale che fa finta di dartele quelle cose, ma in realtà ti tiene schiavo, capite che è solamente un passo al diventare delle pile alla Matrix, o no? Va rilevata questa cosa. Cioè avrebbe così successo l'ultima e definitiva trovata per annientare l'essere umano superiore, la sua mente divina, onnipotente, ok? La riconquista della dimensione di dei di Iperborea, come abbiamo già discusso nelle ultime tre puntate, dei Sidda, sarebbe interrotta per sempre. La realtà virtuale, come prossima tappa sofisticata, arriverà a essere più reale della realtà stessa, trasportando in spazi e tempi molto lontani,
per vivere eventi cosmici, planetari, umani del passato, del futuro, diventerà un'abitudine diretta da macchine biologiche, prodotti di intelligenza artificiale sintetica, e non avremo scampo dal riuscire o no a riconoscere la nostra anima rispetto a quello che è invece un'invenzione virtuale di anima. È questo il punto fondamentale che rende la fuga verso il dare potere, il riconoscere in qualche maniera l'autorità di questi personaggi apparentemente libertari. Guardate Elon Musk che posizione sta prendendo in termini di criticità nei confronti, appunto, come ho detto prima, di Israele, ma anche di piccole questioni relative alla attualità. Ricordate la questione della del pugile, i maneche Leaf, le discussioni, eccetera. Lui sembrerebbe stare discutendo tutta una serie di porzioni della realtà che, guarda caso, sono portate avanti dal globalismo materialistico capitalista, senza mai in realtà dare un'alternativa, se non spingere a dire: un giorno, quando io vi fornirò la possibilità di essere integrati in una rete libertaria, queste cose non saranno possibili. In realtà sarete in una rete in cui non saranno possibili, perché non saranno necessari, perché sarete delle cazzo di pile di Matrix con dei chip in testa, trasformati non più semplicemente in esseri umani materiali che devono cercare di ricercare attraverso l'hitlerismo esoterico, attraverso qualsiasi tipo di ricerca storica, l'anima. Sarete delle persone materiali addormite con un'anima finta sovrapposta virtualmente, ma in maniera incredibilmente reale, all'anima che non avete, che non riuscite più a ricercare, perché siete inserita in questa realtà in cui l'anima sembrereste averla, per cui perché dovreste ricercarla? I poteri dei Siddha, dei nostri padri, furono aristocratici e selettivi per un'elite. Qua torniamo, infatti sono stati copiati dalla propaganda e dalla capacità bellica dei figli del dio demonio Geova, dei suoi servitori, Golem, ok? E qui torniamo alla frase originaria, cioè che i poteri virtuali saranno invece a disposizione di tutti, così ve li sta prospettando, così vi vengono prospettati. La cosiddetta massa democratica, paritaria, uguale, ok, come ho trattato in alcuni miei racconti, ma come sto cercando di dire anche a Bellum Perenne, una massa democratica uguale di ritardati mentali, dice Serrano, giustamente secondo me, diretti e controllati da un piccolo gruppo di criminali, di cui fanno parte sia quelli di cui abbiamo parlato in tutte queste tre puntate anche oggi, ma anche i personaggi come Elon Musk, moralmente e spiritualmente subumani in realtà, in relazione all'anima, ricordate, legati al materialismo, al servizio dell'intelligenza di quel dio demonio che si chiama Geova e dei suoi servi sionisti innanzitutto. La realtà virtuale sarà sempre uguale, cioè virtuale rimarrà. Il problema è che sembrerà estremamente valida, perché darà la sensazione diretta dell'immortalità, cosa che noi purtroppo in questo momento non possiamo avere, perché temiamo la morte e perché temiamo di non averla un'anima se non arriviamo a riconoscere questi passaggi. Ok? È molto importante questo dettaglio, estremamente importante. Benché la nostra realtà sia anch'essa un'illusione, questa puntata si potrebbe tranquillamente spostare anche su Bellum Perenne, perché è ambivalente. Però qui è ovviamente più argomentata in termini culturali e spirituali, direi. Spero che sia evidente che è così. Stavo dicendo, benché la nostra realtà sia un'illusione, come abbiamo detto, una maya, il casco cibernetico rimpiazzerà l'apertura del terzo occhio, del cosiddetto raggio di Shiva, ok? Del processo tantrico di unione di mascolino e femminino per recuperare l'anima. Il cyberguanto oppure la cybertuta ci daranno la sensazione di proiettarci in un corpo astrale fittizio,
eppure così reale da sembrare vero. Ma sarà soltanto un'imitazione della verità. Il problema è che se ti danno corpo che ti sembra vero e anima che ti sembra vera, Cristo, sei lo schiavo totale, non l'uomo totale che l'itellerismo esoterico ha cercato di comporre, ma che ricerca anche il buddismo, per esempio, a suo modo, contro quella che è l'illusione di materialità. Sei lo schiavo totale. E questo, ragazzi, è talmente evidente che le persone, gli schiavi dei sionisti, cioè i servi di Geova, i sionisti e tutti gli altri, stanno cercando per l'umanità intera. Adesso vediamo quali sono i tre passaggi che stanno operando, ma purtroppo, secondo me, è talmente evidente da essere banale. È un'imitazione questa qua, un'imitazione che si svilupperà però a spese della trasmutazione reale e del recupero di quel grande potere dell'uomo totale, del cervello totale, che si atrofizzerà definitivamente in entrambi gli emisferi per mancanza di esercizio, sforzo nelle antiche pratiche del risveglio tantrico di cui abbiamo già parlato nelle altre puntate. Ecco perché, ragazzi, dobbiamo considerare i personaggi come Elon Musk pericolosi alla pari di tutti quei sionisti che agiscono oramai da 700 anni, ma diciamo in particolare negli ultimi 100 anni con i metodi più materialistici, ok? Questi metodi materialistici sono le radici di questa nuova evoluzione involutiva, la chiamo io. E i personaggi come Elon Musk, il transumanesimo, eccetera, sono alla pari, ok? Se non più pericolosi, perché sono il passo definitivo. Passo definitivo rispetto a cosa? Rispetto ai tre punti, dei tre punti di decostruzione identitaria e di recupero della nostra ascendenza indoariana, il transumanesimo è il terzo e più pericoloso. Quali sono questi punti? E sono purtroppo evidenti rispetto a quello che sta accadendo. Il primo, ragazzi, è la distruzione delle etnie, la sostituzione dei popoli. Cioè, come abbiamo già più volte detto anche a bellum perenne, con i consueti sistemi delle guerre locali, dei flussi migratori che vanno a ibridare le identità nazionalistiche delle etnie stesse, e stanno cercando di costruire un'Europa tutta grigia, un'Europa tutta gialla come i Simpson, ok? Senza identità, senza consapevolezza della nostra ascendenza dai Divia, dall'arianesimo. In secondo luogo abbiamo il processo di distruzione dei generi, e questo si sovrappone, è evidente lì fuori. È talmente evidente, insomma, che vuole limitare e annullare la generazione dei nuovi figli umani, innanzitutto. La svendita degli uteri è un altro dei punti con cui lavora. La vendita dei bambini a coppie che però di bambini non ne possono fare. E infine, insomma, eliminare il potere sacro, a livello spirituale, il potere sacro del femminino e del mascolino in ottica tantrica, in ottica di ritrovo, di apertura dei chakra, come abbiamo detto, e di recupero della nostra parte astrale, che è l'unica maniera che ci può riportare ad avere consapevolezza totale della nostra provenienza, ok? Come evidentemente spiega Serrano, spiegano gli hitleristi esoterici, spiega Jung, spiega Nietzsche quando parla di superuomo e quant'altro. Il punto numero 3 a cui arriviamo, appunto, è il peggiore di tutti, cioè il transumanesimo, questa proiezione plausibile, quella Matrix di cui parliamo tutti e siamo usciti dalla Matrix perché abbiamo riconosciuto la nostra non appartenenza, sì, e poi ci vogliamo gettare nelle braccia di qualcuno che produce, punto numero 3, la vera e propria aggressione all'anima, cioè un'aggressione all'anima in maniera transumana condotta attraverso le fantasie della realtà virtuale, che sono necessarie a mascherare definitivamente la ricerca dell'astrale, mascherare e negare il ritorno all'uomo totale,
un mondo virtuale talmente tanto realistico nella sua apparenza quanto dannoso in termini di gabbia. Una gabbia che non è più solo una gabbia per il corpo, ma sarà la gabbia definitiva, l'emulazione dello spirito. Per cui attenzione, come ho detto, a livello di titolo, eccetera, attenzione ai nemici, ma attenzione ancora di più ai falsi amici che ci si stanno prospettando in quest'epoca e che con molta, molta intelligenza stanno mettendo l'amo, ok, con l'esca, molto intelligentemente, utilizzando soprattutto le nuove generazioni che sono già estremamente schiave degli unici metodi veri di comunicazione che abbiamo ormai e che vanno anche a livello dei discorsi di Kaczynski a mischiare tutte le consapevolezze rendendole paritarie. Ok, come se tutte le opinioni, se tutte le posizioni, se tutte le persone, se tutte le etnie, se fossero tutte uguali. E non c'è niente di uguale. Deriviamo, noi che l'anima ce l'abbiamo, non gli schiavi di Geova, ma noi che l'anima ce l'abbiamo, deriviamo da un'origine comune, ma poi ci siamo diversificati. Siamo in grado di esprimere un pensiero diversificato e siamo in grado di ritornare all'anima se siamo consapevoli di averla. Ma se qualcuno vi fornisce a livello transumano sia un corpo finto che un'anima plausibilmente credibile a livello virtuale, che cosa succede? Sarete o non sarete di nuovo dentro a quella, insomma, quella incredibile quantità di pile alla Matrix, ok? Dopo qualcuno mi potrà anche dire, beh, vabbè, potrebbe non essere male, tutto sommato, come ci sono gli schiavi in Matrix, no? Tutto sommato, perché io devo vivere in questo schifo di mondo esterno quando posso vivere nella finzione? È chiaro, no? Attenzione, quindi, ragazzi, cosiddetti risvegliati dormienti o dormienti, cioè risvegliati ancora dormienti, eccetera. Attenzione! Perché rifiutare i discorsi del materialismo capitalista del gruppo, diciamo, sionista del demiurgo da una parte potrebbe spingervi ad accettare il fatto che veniate blanditi da qualcuno che vi offre invece qualcosa di addirittura peggio, cioè la distruzione definitiva. I tre punti, ok? I tre punti. Distruzione delle etnie per farci tutti uguali e dimenticare la memoria del sangue, e tutti uguali non siamo, la distruzione dei sessi per distruggere il potere della consapevolezza di Kundalini, l'apertura dei chakra, la sacra divisione fra maschio e femmina, stop, con tutte le altre ibridazioni, e come terzo la distruzione, anzi, no, la distruzione, peggio ancora, la distruzione della possibilità di recuperarla, la imitazione dell'anima con il transumanesimo. Questa puntata finisce qui, finisce un po' prima del solito, ma insomma sono andato avanti una quarantina di minuti, siamo in ristrutturazione del canale, i programmi andranno avanti ovviamente in maniera più o meno uguale, con le pillole, con tutto. Ragazzi, come ho scritto oggi su Telegram, io vi invito ovviamente anche a unirvi a Telegram, chi non l'ha fatto, siete in tanti ancora a non averlo fatto, quindi mi raccomando, unitevi, adesso vi faccio anche un bel banner, unitevi su Telegram in modo tale da poter discutere alcune cosucce importanti, come ad esempio il fatto della possibilità di organizzare, eccolo qua, della possibilità di organizzare una prima reunion crack apart del canale per vederci, conoscerci, eccetera, confrontarci anche di persona, insomma, ho degli sbattimenti personali nei prossimi 2 mesi, quindi abbiamo tempo per organizzarla, però insomma cominciamo a confrontarci su quelle che sono le nostre distanze, dove viviamo, eccetera. E poi soprattutto entrate sul canale Telegram, perché in questa maniera possiamo confrontarci, c'è anche scambio di musica, di tanti contenuti da parte degli amici che già ci sono tutti i giorni, le informazioni sui canali e quant'altro.
Ovviamente, se ne avete voglia, vi chiedo anche di entrare nei canali Crackup Art Instagram, piuttosto che su Bellum Perenne, l'altro canale in cui faccio satira di costume, di attualità, che in molti aspetti, per molti aspetti si avvicina, per esempio, alla puntata di oggi. Perché la puntata di oggi era evidentemente, come dire, condotta da quel tipo di idea, ok? Queste sono Crackup Art Instagram, eccetera, il canale YouTube. Io, ragazzi, per questa sera vi ringrazio tantissimo per avermi seguito in questo hitlerismo esoterico numero 4, insomma, le forme dell'anima finta, dell'anima emulata, ok? E un occhio di riguardo a quello che ho detto, attenzione che a non essere schiavi è vero da una parte, ma rischiare di non essere schiavi neanche dall'altra della ricerca delle favole basta, ok? Perché poi, ok, è molto molto pericoloso. Io vi ringrazio tantissimo, adesso andiamo in sigla finale e ci vediamo ovviamente con le nuove pillole che sono in arrivo su Bellum Perenne e con tutte le altre pillole di Alessandro per il cinema e tutto ciò che arriverà di nuovo la settimana prossima. Dal Teo Crackup Art una buona buona notte e dai canaglie, dai canaglie, rimaniamo belli belle canaglie, okay. Ciao ciao, buonanotte.